Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti, benvenuti in un nuovo vlog. E come avrete visto dall'anteprima, la mia piccolina sta facendo un piccolo riposino. Eravamo lì insieme ed è crollata, quindi l'ho lasciata al centro del lettone con il cuscino della gravidanza tutto intorno, così appunto è tranquilla e sicura. E niente, vi volevo far vedere questo giochino qua. L'altro giorno è venuta a trovarmi la mamma praticamente di un ex compagnetto di Federico della materna, con cui siamo appunto rimaste amiche, ed è venuta a vedere la bimba, è venuta a trovarmi e mi ha portato un simpatico giochino per Ale. In realtà è dai 10 mesi in poi, però insomma magari verso i 6 mesi così inizierà a giocarci. Ed è questo furgoncino di Minnie, guardate che carino, con tutte le formine da inserire nei rispettivi buchi. E insomma mi ha fatto tanto piacere, insomma, proprio un giochino carino della Disney. E poi ha portato il coniglio di cioccolata per Fede. Quest'anno solo conigli di cioccolata, siamo pieni di cioccolata. E non è ancora Pasqua, quindi insomma. Vedremo, vedremo anche noi, insomma, siamo alla ricerca dell'uovo per Federico, che ci ha già, insomma, fatto capire cosa desidererebbe, quindi insomma, adesso andremo poi a cercare, a vedere di trovarlo, non dico nulla perché magari vedrà il video, quindi meglio non parlare. E niente, io stamattina devo fare un sacco di cose, tra cui sistemare la camera da letto perché abbiamo un sacco di borse e borsine di tutti i regali che ci hanno fatto per Alessandra, che non ho ancora avuto il tempo di sistemare. Ho ancora le cose che mi ha mandato la mia amica, quindi trucchi, rossetti, Dior, eccetera, da sistemare in bagno. Quindi insomma, se Ale permette, oggi vorrei fare un po' di pulizia prima di andare a prendere Federico a scuola. E sistemare appunto un po' il bagno, i trucchi, sistemare un po' quell'angolino, diciamo, perché proprio postazione make-up non ce l'ho più, perché per ovvi motivi ho lasciato spazio ad Ale, però vorrei sistemare un po' tutte queste borse, borsine, tutine di Ale, insomma, sistemare un po' tutto bene. Quindi avrò un po' da fare. Qua c'è Ricky che mi scrive perché sta facendo la spesa. Dopo farò anche il video spesa, ma voi a questo punto l'avrete sicuramente già visto. Quindi ci vediamo poi dopo. Eccoci qua, ragazze. Allora, ho fatto il video spesa, salto temporale, ma ormai ci siete abituate. E vi volevo far vedere il regalino che ha portato Federico per Pasqua. Guardate che carino. Lo aprirò poi con Ricky domani o a Pasqua. Qui c'è la pulcina che fa la nanna. Pulcina. Si è addormentata dopo la pappa, quindi io volevo approfittarne per fare una cosa. Ora vi spiego tutto. Praticamente, infatti, già ho acceso la luce qui in cucina e ho tirato fuori anche le candeline perché sto cercando compulsivamente il numero 31, che è il mio numero dell'anno scorso, perché lui ha un anno in meno di me. Quindi la cosa bella è che a lui le candeline non mancano mai perché ci sono sempre le mie dell'anno precedente. E quindi dovrebbe esserci il 31. Il 3 già lo vedo. Sono alla ricerca dell'1, che dovrebbe essere qui da qualche parte. Infatti adesso svuoto il sacchetto perché non lo vedo. Spero più che altro di averli uguali e non troppo femminili ma mi pare che siano i classici bianchi dorati come questi qui, fatti semplici così. Adesso controlliamo. Comunque volevo fare una torta un po' diversa dal solito, vi spiego. Ho visto una ricettina super veloce perché sinceramente con una neonata a casa da sola con due figli non è così semplice ora come ora gestire già il tempo normalmente, figuriamoci per fare una torta. Quindi ho trovato una ricetta che secondo me gli può piacere molto perché lui è un po' appassionato di Nutella, comunque gli piace molto, e ho pensato di fare una torta che non ho mai fatto ma che è molto bella, semplice ma d'effetto,
di sfoglia, quindi praticamente servono proprio due rotoli di sfoglia rotondi. Si fa una specie di cerchio al centro che si lascia intatto, ovviamente al mezzo si mette tutta la Nutella e poi si taglia tipo a fette e si girano e sembra un grande sole. E secondo me una volta cotto ha un effetto bellissimo. Poi si spolvera di zucchero a velo e voilà, la torta è fatta. Quindi secondo me può essere una cosa carina, un po' particolare. Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno di scuola di Fede, quindi domani ci sarebbe anche lui per festeggiarlo, insomma, per stare un po' tutti e tre insieme. Anzi, tutti e quattro, anzi, tutti e cinque, perché c'è anche Nala. E, eccola qui. E quindi, insomma, volevo fare questa tortina e poi niente, preparerò anche la cena. Spero di farcela prima che si svegli la piccolina, anche perché ho poco margine di tempo, perché sono già le 19:30 e lei ha mangiato intorno alle 5:30-6, quindi insomma. 2 ore, 3 ore e poi si sveglia. Però è una tortina molto veloce da fare, per quello vi dicevo, mi piace perché è semplice d'effetto e anche molto veloce da fare, una ventina di minuti. Quindi, bando alle ciance, io direi che mi sbrigo. Allora, questo non è un 3 ma è un 8. Ho visto un 3 prima da qualche parte. Allora, intanto ci serve la base, che è questa qui, la base quadrifoglio. E poi c'era un 3 che ho visto, no, questo è sempre un 8, mi sono fissata. Eccolo qua il 3. 3, vediamo se trovo. Però come li hanno messi allora? Il 3. E mi serve un 1. Adesso controllo con due mani, che forse è più semplice. Allora, alla fine le ho trovate, ma non quelle dorate, per quello avevo il 3 e non avevo l'1. E quindi ho trovato queste qua che secondo me sono ancora più carine. Non sono rosa, ma sono rosse, quindi sono anche belle cicciotte e belle grosse. Quindi secondo me ancora meglio. Quindi per fortuna il 31 ce l'abbiamo. E adesso mi diletto con la torta sfoglia. Andiamo a fare la torta sfoglia. Eccoci qua con la pasta sfoglia. Allora, ho queste qui, io l'ho presa all'Eurospin, l'avrete sicuramente vista nel video spesa, ne avevo prese 3 perché appunto avevo anche in mente di fare delle briochine, però non avevo calcolato la torta, quindi per fortuna che ne ho prese 3. Costano pochissimo, tra l'altro, all'Eurospin, mi pare sui 55 centesimi al rotolo, quindi veramente poco poco poco, quindi è una torta super economica. Perché appunto 55 centesimi, 55 centesimi e poi questa Nutellina che credo sia sull'1,50 euro, non più di 2 euro sicuramente, quindi molto economica come torta. E poi appunto lo zucchero a velo e una spennellata di uovo, quindi insomma molto molto economica per una merenda, per i bambini, per un compleanno, insomma è un'idea molto carina e soprattutto d'effetto, quindi spero mi venga bene e niente, direi di iniziare. Allora, io non ho voluto andare proprio sui bordi perché secondo me poi scaldandosi e sciogliendosi ancora di più la cioccolata sarebbe uscita poi tutta fuori, quindi ho voluto lasciare un piccolo bordo. Adesso andrò a mettere la seconda sfoglia sopra e poi andrò a fare questo taglio che dice la ricetta, appunto, quindi al centro lascio libero e poi taglio a fettine e le arrotolo. Speriamo in bene. L'unica cosa che ci tengo a segnalarvi è che nella ricetta dice 150 grammi di Nutella, ma assolutamente no, nel senso che sono andati 3/4 di Nutella per riuscire a coprire tutta la torta e ho fatto uno strato discretamente sottile, cioè non ce n'è tantissima, altrimenti poi non si sente nulla e si sente solo la sfoglia. Poi valutate voi se volete provare 150 grammi. Io sono andata ad occhio e vi dico che 3/4 di barattolo sono andati, quindi preparatevi a finire quasi un barattolo, insomma. Detto
Detto ciò, provvedo a mettere la seconda sfoglia. Allora, il primo passaggio che dice di fare è mettere appunto un bicchiere al contrario al centro e poi appunto io sto utilizzando il mio solito attrezzino che ho utilizzato per le brioche e ho tagliato in quattro punti. Allora, ho spennellato tutta la nostra torta sole con il tuorlo d'uovo, solo il tuorlo, e poi appunto dovete, ho dimenticato di dirvi di schiacciare un pochettino qui i bordi che vanno un po' a chiudere quando mettete la seconda sfoglia, mi sono dimenticata di dirvelo. E poi appunto per fare questo lavoro qui, vi faccio vedere il movimento, ma è veramente semplicissimo, prendete la vostra fettina, senza tirare ovviamente, fate due movimenti che girano in questo modo qua e lo fate per tutte le fettine. Torta finita, torta sole finita. Adesso aspetto che il forno sia bello bello caldo, ma dovrebbe già aver raggiunto la temperatura, e inforniamo. Quando faccio qualcosa in forno mi scordo sempre di dirvi i gradi e le tempistiche in cui deve stare in forno, perché me lo scrivete sempre nei commenti, me lo chiedete, io proprio mi dimentico. Comunque, se volete farla è 190 gradi, 180-190 gradi, io utilizzo il forno ventilato, però insomma credo sia uguale per tutti i forni, però... E deve stare 20-25 minuti. Comunque dovete vedere la pasta dorata. Eccola qui, e la bimba mi chiama. Ho fatto giusto in tempo, ragazze, è troppo felice. C'è solo un piccolo problema, che secondo me non starà mai questa candelina in una torta così sottile, quindi sono un po' fregata, perché cioè guardate lo spessore e guardate la candela, no? Quindi e adesso metterò una candela azzurra al centro, penso. Me la toglierò così, è l'unica. Hola ragazze, questo è il risultato finale. Ho spolverato poi un pochino di zucchero a velo per dare quel tocco in più. E niente, a questo punto direi che vi saluto. Ci vediamo domani con... la giornata sul compleanno di Ricky. Domani è il suo giorno speciale, quindi insomma vedremo se gli piacerà questa torta, vedremo la sua reazione. E niente ragazze, vi mando un bacione, spero che questo mini vlog vi sia piaciuto. Alla prossima, ciao!